5 gennaio 1984, ore 22. Lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Giuseppe Fava viene ucciso da 5 proiettili alla nuca. A sparare è la mafia. Un anno prima, con l'inchiesta I quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa, aveva denunciato i collegamenti fra 4 importanti imprenditori catanesi e il clan di Nitto Santa Paola. La mafia non è più un problema soltanto siciliano, ma è una tragedia che sta insanguinando tutta l'Italia e tutta l'Europa, a tutti i livelli, anche a livello di vertice. Nel 1998 il processo Orsa Maggiore si concluderà con la condanna di Nitto Santa Paola all'ergastolo come mandante dell'omicidio. Giuseppe Fava, 58 anni, giornalista e scrittore, intellettuale di punta in Sicilia nella lotta alla mafia, è stato trovato morente sulla sua auto poco dopo le 20:20 di ieri sera. 2 killer gli hanno teso l'agguato ad una 50 di metri dal Teatro Stabile, che poche settimane fa aveva inaugurato la stagione proprio con un lavoro di Fava, L'ultima violenza. Il giornalista si è accorto dei sicari quando stava per attraversare la strada e rapidamente ha tentato di sfuggire ai suoi assassini, rifugiandosi nell'auto per metterla in moto. Ma altrettanto rapidi e determinati sono stati i killer che, avvicinatisi alla Renault di Fava, hanno esploso a bruciapelo 6 o 7 colpi di pistola. Un proiettile ha raggiunto la vittima dietro l'orecchio sinistro, altri lo hanno attinto al torace. Un'esecuzione spietata di netto stampo mafioso. Attirato dal rumore degli spari, il custode del Teatro Stabile è accorso sul posto e, notato Fava morente, ha telefonato al 113. Inutile la breve corsa contro il tempo fino al vicino ospedale Garibaldi. Giuseppe Fava è morto sull'auto della polizia. La notizia dell'assassinio di Fava si è diffusa in un baleno a Catania ed in tutta la Sicilia. E mentre i killer facevano perdere ogni traccia, in ospedale è stato un susseguirsi dei familiari. Fava lascia la moglie e 2 figli, di amici ed estimatori dello scrittore. Giuseppe Fava, autore di romanzi di successo come Gente di rispetto, Passione di Michele, da cui sono stati tratti dei film, era stato inviato speciale di diversi giornali ed aveva diretto per 2 anni il quotidiano Il Giornale del Sud. Nel dicembre dell'82 aveva fondato la cooperativa Radar assieme ad un gruppo di giovani colleghi, dando alle stampe il mensile I Siciliani, con cui aveva continuato la sua coraggiosa battaglia contro la mafia. A questo proposito abbiamo raccolto alcune testimonianze. I colleghi Fabio Tracuzzi e Antonio Roccuzzo della cooperativa Radar, 2 giornalisti che sono stati molto vicini a Fava fino a ieri. Tracuzzi, perché hanno ammazzato Fava secondo te? Beh, l'origine del delitto mi sembra sia chiaro, è di stampo mafioso senza nessun dubbio. Fava è stato uno dei giornalisti che, con il giornale Siciliano, il giornale che abbiamo fatto tutti assieme in questa cooperativa, ha sempre sostenuto la tesi che la mafia aveva piantato le sue radici a Catania e credo che nessuno, o meglio, tutti sorridevano a questa affermazione di Fava, questa affermazione che il giornale Siciliani portava avanti da tanto tempo e che porterà sempre avanti. Roccuzzo, il vostro lavoro però continua? Sì, noi abbiamo fatto un'assemblea, abbiamo deciso di continuare sin da oggi, infatti stiamo lavorando ad un'edizione speciale che sarà in edicola tra domani mattina e domani sera. È un'edizione nella quale raccogliamo i pezzi più significativi di questi 11 numeri di giornale che rappresentano il succo della vita di Giuseppe Fava, di Pippo e nostra insieme. Rivediamo ora Giuseppe Fava in una intervista rilasciata 2 anni fa a Catania al collega Puccio Corona, proprio in occasione dell'uscita in edicola del primo numero del mensile I Siciliani, di cui avete sentito era direttore, una pubblicazione promossa da Fava per continuare a dibattere con il profondo impegno civile che ha contraddistinto tutta la sua vita i mali antichi della sua isola tormentata e vivissima. I problemi dei siciliani non appartengono soltanto ai siciliani, ma appartengono a tutti gli italiani, all'intero territorio nazionale, a volte a tutti gli europei. Cioè la mafia non è più un problema soltanto ai siciliani, ma è una tragedia che sta insanguinando tutta l'Italia e tutta l'Europa, a tutti i livelli, anche a livello di vertice.
L'emigrazione non è un problema soltanto dei siciliani, ma è un problema di tutti gli europei, perché i siciliani, quel milione di siciliani che se ne sono dovuti andare, vanno da tutte le parti del mondo e vanno anche nelle grandi città italiane, portandosi appresso quelle che possono essere le loro virtù, perché ne hanno e tante, la loro intelligenza, la loro pazienza, capacità di sacrificio, di lavoro, ma anche i loro difetti, che a volte sono l'ignoranza, la violenza. E tutto questo determina, allarga il dramma dell'essere siciliani all'intero territorio europeo.